Ciao a tutti Gugg, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 in un nuovo video per Yo-Kai Watch 2 Spiritossi e Polpanime. Questa volta sarò principalmente concentrato su Spiritossi, ma la stessa cosa può essere fatta su Polpanime. Cambia solo un piccolo particolare che adesso andremo a vedere. Dunque, la prima cosa da fare per reclutare, come avete letto dal titolo, Arachnus o Ragabatrax in Polpanime è semplicissimo. Innanzitutto bisogna andare al sesto girone dell'inferno infinito, che io non vi farò vedere perché, avendo battuto il paradiso divino, mi tocca risfidare tutti quanti i boss dell'inferno infinito prima di arrivare al sesto circolo, e sinceramente non c'ho voglia. Però, quando arriviamo al sesto circolo c'è Chimera. Questo Chimera cosa fa? Sconfiggendolo potrebbe dropparvi Panino dell'Unità. Ora, ci sono yokai tipo Rettilarbitro che fanno lasciare al 100% un oggetto dal nemico. Nel caso vogliate avere più possibilità di trovare appunto questo panino dell'unità sconfiggendo Chimera, che è lo yokai che state vedendo in questo momento, basta che vi portiate Rettilarbitro e Rettilarbitro fa droppare al 100% un oggetto. Mo può essere panino dell'unità, può essere un altro oggetto, però lo trovate al 100%. Mi ci sono volute 3 prove. A dire il vero, questo panino dell'unità si dovrebbe prendere durante la storia, in teoria, però può anche capitare di no. Io l'ho preso durante la storia, di preciso non mi ricordo in che episodio, però mi è successo appunto durante la storia. A questo punto cosa succede? Una volta recuperato il panino, a seconda della versione di gioco che avete, se avete Spiritossi potete reclutare Arachnus, se avete Polpanime Ragabatrax. A questo punto, recuperato questo benedetto panino dell'unità, cosa si fa? Si va nel passato, si va alla piana Ciabatta e una volta arrivati alla piana Ciabatta si va a parlare con Arachnus o con Ragabatrax, a seconda della versione. Comunque sia, sarà segnato con la bandierina. Ok, ripeto, Spiritossi, Arachnus, Polpanime, Ragabatrax, ci parlate, vi darà una missione. La missione consiste nel recuperare appunto il panino dell'unità. È una missione di livello 75, ci vuole almeno il livello 75. Certo, livello 75 per superarla in maniera più facile, però se avete proprio problemi e non riuscite a farla, sconfiggete un qualche volta Lethal Dama e arrivate a questo benedetto livello o al livello che vi serve per riuscire a superare la missione. Ora, il panino dell'unità Arachnus o Ragabatrax vi dice che può essere trovato al paradiso divino o all'inferno infinito. Vi ripeto, sesto circolo, inferno infinito, lo trovate sicuramente. Portatevi Rettilarbitro, scontro serpe, insomma, uno yokai che fa droppare al nemico al 100% uno strumento, così fate in maniera più sbrigativa. Non mi stancherò di ripeterlo fino a quando campo. A questo punto la missione è attivata, però noi, avendo già preso prima il panino dell'unità, lo consegniamo direttamente a Ragabatrax o Arachnus, che ci dirà che è troppo piccante. E lui, come segno di ringraziamento per averci fatto fare un mazzo tanto così, che fa? Ci attacca. Ah, che bella cosa. Però non preoccupatevi, perché la vera cosa bella è che questo yokai diventerà amico automaticamente. Non c'è bisogno di dargli nessun cibo, non c'è bisogno di portarsi un carnino, un cupistolo, quello che vi pare, per farlo diventare amico più facilmente. Tranquilli, diventerà amico automaticamente. Ah, una volta tanto qualcuno che diventa amico automatico. Quindi, superata la lotta, che sarà abbastanza facile perché Ragabatrax e Arachnus sono a livello 55, quindi sarà abbastanza facile superare la sfida. Una volta fatto, diventeranno nostri amici e avremo un potente yokai come alleato. Il loro Energy Max è davvero potente, vi consiglio di metterli in squadra se volete finire al 100% il gioco, comunque sia, sono di un grande aiuto. Bene Gugge, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Venerdì al 100% UK Watch Psicospettri. Brevemente vi dico che ho deciso, dopo averci pensato davvero tanto a lungo, di fare un let's play completo. Ora vi spiego un attimo una cosa, così approfitto in questo video per dirvela. Praticamente ho pensato a diversi modi di impostare Psicospettri, tipo faccio solo le missioni nuove,
faccio la storia però con aggiunte, metto solo le aggiunte e il resto taglio tutto. Ho pensato faccio la storia ma salto tutti quanti i dialoghi, poi non andava neanche tanto bene. Poi ho visto ci saranno tantissime cose aggiunte, tra le altre appunto che avevo già visto, ho visto altre aggiunte ancora al gioco e ho detto no, devo farlo assolutamente. Devo fare Yo-Kai Watch Psycho Spectre al 100%. Non vi aspettate però, ovviamente, di vedere le missioni che ho già fatto in Spiritossi o Polpanime. Non è che mi metto a reclutare un'altra volta Kyuubi, non è che mi metto a reclutare Velenotto, anche perché ci sarà Illuminotto, ci sarà Kyuubi Oscuro, quindi insomma, tantissimi nuovi yokai, tantissime nuove missioni da prendere, da fare, da vedere, da nuove zone da esplorare, ragazzi, sarà davvero una figata pazzesca e voglio giocarlo al 100%, voglio portarvi tutto quanto il gioco sul canale completo. Ovviamente, ripeto, solo le missioni nuove, quelle vecchie, le lasciamo su Spiritossi e Polpanime, basta che vi andate a rivedere qualche video vecchio e good game. Quindi, ora sapete anche come imposterò Psycho Spectre, da venerdì si riparte. Penso che farò, oddio, un video al giorno sicuro, ma li farò un pochino più lunghetti di quanto non abbia fatto Spiritossi, perché comunque sia, ho visto che c'è stato un buon riscontro quando ho caricato quasi un'ora di episodio dello scontro tra Polpanime e Spiritossi, è piaciuto tantissimo, un episodio più lungo, quindi insomma penso che li farò di un'oretta e mezza, insomma, perché io non è che guardo la durata del video, quando metto a registrare, registro e quando non ho più voglia, levo. Praticamente sto lì un'ora, un'ora e mezza, due a registrare, quando non ho più voglia, stacco. È sempre così va a finire. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, per avermi ascoltato. Quindi ci vediamo venerdì al 100% con il Let's Play di Psycho Spectre. Bye bye!